la legge di stabilità, nonostante la rassicurazione di Letta nel mese di giugno, non stanzia nulla, prende, anticipa il 1,2 miliardi spalmato nei 6 anni, ce ne dà 300 milioni in più nei 2 anni, e di fatto quindi io le posso dire che, poiché abbiamo già approvati, pronti, progetti per 650 milioni che aspettano solo il finanziamento per partire, quindi in gran parte tutte le periferie o piccolissima parte del centro storico, io ritengo che, di poter dire che, stando a quanto deciso dal governo, la ricostruzione dell'Aquila si fermerà massimo nel mese di gennaio-febbraio. Dopodiché il governo Letta avrà completato l'operazione Berlusconi. Vede, quando Berlusconi è sceso dall'aereo il 7-8 di aprile del 2009, quindi a distanza di neanche 48 ore dal sisma, io ricordo molto bene che ai piedi della scaletta dell'elicottero, era un aereo, non ricordo, mi disse, dice: guarda, noi costruiremo adesso città nuove, sicure e così via, la gente sarà benissimo, 4 famiglie in 60 metri quadri vivono benissimo, guardi, lo ricordo a memoria, e mi disse: poi al centro storico ci metterai tempo e così via. Le chiamò New Town. Credo che con questa legge di stabilità il governo italiano, e la cosa mi fa paura, è che ci sono tutti i partiti, c'è il PDL, c'è il PD, e abbiano deciso che la ricostruzione dell'Aquila, dei borghi e i piccoli comuni del cratere andrà rinviata, io credo, alla fine degli anni del 2030. Stanno cominciando a venire i primi cittadini da me, disperati, perché dopo sono riusciti finalmente ad avere approvato il progetto, vedere che non c'è il finanziamento, non ci sono i soldi e non si sa se e quando ci saranno. Vuol dire che tu a quel cittadino dici: guarda, tu nel progetto case, in un mappe o in un'autonoma sistemazione, devi stare ancora anni. Che differenze ci sono tra la situazione emiliana e la situazione dell'Aquila? L'Emilia, a come io sto capendo, adesso ho sentito anche l'assessore regionale, credo abbia un problema di quello che noi abbiamo avuto all'inizio, di mettere la macchina a posto, di carburare per scendere in pista. E in compenso ha tantissima benzina, ben più benzina di quella che ha avuto l'Aquila complessivamente, perché ha avuto 6+6 miliardi di finanziamento del meccanismo della Cassa Depositi e Prestiti. Quella è l'Aquila, una Ferrari ormai messa a punto benissimo, che gira benissimo il circuito, mi è arrivata al pit stop per ricaricare la benzina e i meccanici hanno detto: guarda, proprio non solo non c'è la benzina, ma non se ne parla neanche di averla. Qui c'è il problema che la macchina deve essere ancora rodata. Io consiglierei qui agli amici emiliani magari di copiare il nostro sistema, che è molto oleato. Ma guarda, io le dico, senza tema di essere smentito, che se avessi soldi, diciamo così, senza fondo, io potrei riconsegnare, il Comune dell'Aquila, l'intero Comune dell'Aquila ricostruito già nel 2020.